Ciao a tutti, nuovo video, nuova apertura commentata. Il mio avversario gioca 4 e 6, la francese, un'apertura che ho già trattato in un altro video. E quindi proviamo ad approfondire. Il mio avversario ha fatto una mossa molto strana. Sto giocando nella piattaforma scacchistica di Richess. Il mio avversario è un elo di 2430, quindi immagino che anche lui sia un titolato. E6 per il nero è solitamente seguita da D5, e quindi siamo nel pieno della difesa francese. E dopo questa interpretazione particolare, perché sviluppare questi due cavalli non è il seguito principale, decido di capire cosa accadrà al centro. Quindi faccio un po' di pressione, voglio attaccare questo pedone, lui lo spinge, il mio cavallo torna indietro, e così come è solito accadere in apertura. E questa spinta in D4 è abbastanza frequente. Il bianco cerca di avere un controllo forte lì al centro della scacchiera, ci riesce, e io cerco di contrastarlo con C5. La francese è un'apertura molto interessante perché entrambi, sin dalle prime mosse, iniziano a lottare per il controllo e la conquista di questa casa. E quindi, quando lui difende, io attacco dal fianco con il pedone C5. È una mossa molto frequente e utilissima per il bianco, e sicuramente la spinta del pedone C3. Adesso, dopo alfiere G5, la donna è sotto attacco e una mossa spontanea potrebbe senz'altro essere alfiere 7. Alfiere 7 accelera lo sviluppo, però c'è una controindicazione che dopo il cambio il suo cavallo potrebbe fare questo giro, o meglio, dalla casa B5 da noia verso queste due case che ho appena colorato, quindi dobbiamo evitare questa situazione, e a tal proposito muovo la donna. Muovo la donna facendo pressione su quel punto della scacchiera che abbiamo detto, abbiamo individuato come essere il punto critico, la casa D4, tutto contro D4. Ok, lui cattura, io riprendo. Non temo cavallo A4 perché c'è questa intermedia da non sottovalutare. Adesso sì, la sua idea potrebbe essere cavallo A4, e anche se tatticamente credo di aver qualcosa, e questo qualcosa da approfondire, ma alfiere per F2 mi sembra abbastanza forte. Cosa accade? La donna può riprendere, io prendo in B2 e attaccherò due pezzi non difesi. Vediamo se effettivamente è così. Donna per la mossa che mi aspetta, altrimenti perderà un pedone, e dopo donna per B2 comunque attacco due pezzi. Quindi occhio alla sequenza di mosse. Re D2, mossa bella, qui non mi resta che catturare la torre, e mi aspetto qualche... O sono caduto in qualche trappola perché questa torre è in presa, oppure ho vinto in modo rapido. Non vedo controindicazioni nel catturare la torre, chissà. Tanto io la catturo. Donna C5. Ok, puzza di trappola questa posizione, perché effettivamente minaccia matto in E7, matto in C6, quindi sono caduto in una posizione nota. Ok, cavallo C6. Difendo il matto. Alfiere per C6 riproporrà il matto. A quel punto ho F6 intermedia. Vediamo se F6 intermedia dovrebbe funzionare. Se lui mi cattura, catturo qui, minacciando la donna. L'altra mia idea è chiaramente quella di mettere il re al sicuro. Ho un donna per G2 nell'aria. Quindi donna per G2 è una mossa che dà scacco, che merita attenzione. E il parziale cosa dice? Il parziale dice posizione complicata. Ok, qui pensavo pedone per C6, lui potrebbe avere F7, a quel punto io catturo. Ok, andando per G2 scacco, quindi non altererà troppo la posizione. Ok, lui si sposta e vediamo un po' che potrebbe accadere. In realtà su pedone per C6 è pericolo, perché lui può catturare qui, o meglio mi può dare matto immediato. Quindi questa intermedia è forte, ma non totalmente forte. Probabilmente sono caduto in qualche trappola, ma mi sembra difficile. Ok, mi scrive anche lui in chat che è una trappola. Se io catturo, il problema è che mi dà sempre matto. Allora, potrei prendere qui. Potrei prendere alfiere. Via. Il problema è che non posso arroccare. Ok, questa cavallo C6 non era una buona mossa. Ok,
Kirby 5 è una bella trappola. Ok, negli scacchi c'è sempre da imparare. Vediamo se riesco a salvarmi in qualche modo. Donna per ultimo tentativo, ultima mossa. E poi catturo bene un po' di materiale per questo sacrificio. Altrimenti catturo, lui mi riprende. Me ne vado. Donne 7 forte, me ne vado ancora. E a quel punto sono nei pasticci. Eh sì, e non mi resta altro che dare la donna. Vediamo un po', anche se la posizione è poi persa. Vediamo, do la donna. Cavallo cattura. Pedone prende. Per adesso non ci sono minacce di matto. Potrebbe giocare cavallo per E6. Il parziale dice che ho due torri per la donna. E minaccio pedone per c6, quindi in quel caso sono due torri per la donna. Ok, lui cattura. Se io catturo qui, minaccio la donna. Quindi donna per torre b8. Sono ancora in partita, ma mi arrampico sugli specchi. Mi arrampico sugli specchi in questa posizione dove sono sicuramente in una posizione rischiosa. E cavallo per d5 potrebbe andare in attacco. Ho ancora questa mossa, una mossa inimmaginabile, che è quella di arrocco corto, che potrebbe sfuggire. Ok, adesso ho bisogno di portare altri pezzi in gioco, quindi re f7 probabilmente la dovevo giocare. Re f7 e si continua a lottare. E re f7 attacco un cavallo che in realtà è difeso, ma la minaccia è cavallo e5. Ad ogni modo, l'ideale è portare anche quest'altra torre in gioco. Il tempo non mi aiuta, sono caduto in una trappola. Dopo l'approfondiamo, vi dico che il mio avversario, comunque sia, giocatore titolato, mi sta scrivendo in chat e mi sta dicendo: ok, piuttosto che cavallo c6, donna g2 e poi donna g5, sarebbe stato un po' meglio, ci sarebbe stato compenso per il sacrificio. Ok, torre 8, così evitiamo questo ingresso. Questi quattro pezzi soffrono, sono ancora legati tra loro. Mi ha sorpreso piacevolmente, nel senso che chiaramente è una posizione nuova. Nuova per me, c'è sempre da imparare. La considero vinta per lui. E nonostante abbia le torri, finché non riesca a coordinare le torri, la posizione è sicuramente persa. Ok, vediamo un po' se ci sono case disponibili per questa torre. Forse torre B1 e la posso provare ad attivarla da lì. Potrebbe essere un'idea per riattivare le torri, perché se cavallo e5 perde il contatto su f6, e quindi a questo punto forse alfiere b7, ma in cattura d7. Vediamo, per quanto strana, penso che la scelta pratica sia questa, con l'idea di unire le torri. Coordinate le torri, sono ancora in partita, o comunque sia è senz'altro meno difficile. Un'altra idea da valutare potrebbe essere questa, con l'idea di attaccare. E consideravo per lui cavallo c7 come mossa molto forte. Vediamo un po'. Potrei fare torre f1. Torre f1. Ok, torre f1 va bene. Idea torre f2 scacco. È vero che lo aiuto nel trovare una mossa forte che è donna c4, però questa è intermedia scacco. Quattro minuti per me, 6 minuti per lui. Ammetto che questa è una partita nuova. Devo lottare per salvare la posizione. E i suoi pezzi sono coordinati in modo ideale. Vediamo un po' come si può continuare.
Non riesco a sbloccare questi pezzi. Dovrei provare a giocare un cavallo 5 in alcun momento, in qualche momento, ma non è per nulla facile. E forse re g7. Ok, qual è l'idea di re g7? L'idea devo semplificare, quindi magari do questo pedone e nel frattempo cerco di attivare il mio re. Però si gioca per complicazioni. Lui giustamente nasconde il re, l'aveva fatto prima ed effettivamente continua a farlo. E forse devo cercare di fare qualcosa del genere per reggere un po' tutto, anche se questo alfiere non è difeso. Ok, cavallo e 5. Non è possibile. Alfiere b7 non sono in grado di giocarla. Nonostante abbia tanti pezzi, ho tanti pezzi in una posizione difficile. Ok, ricominciamo. Torre qui, sono soggetto a questo doppio. Se mi gioca cavallo 6 mi arrendo. In realtà non avevo tante mosse a disposizione. Cavallo 6, chiaramente la scelta più semplice per lui. Ok, non mi cattura. Re per, due pezzi per la donna. Cade anche C8. Va bene, ci arrendiamo. Andiamo subito nella scacchiera di analisi. Vediamo un po' che è successo. Perché fino a qui sono sicuro di questa posizione. Alfiere per F2 sembra fortissima. Però c'è una trappola. H6 è più precisa. Però alfiere per F2 il computer è. Sostiene che ho visto bene, dopo donna per A1 la considera vinta. Vediamo, facciamolo pensare un po'. Effettivamente, alfiere B5, carina, diciamo che sono 11 mosse di teoria. E alfiere B5 è molto bella. E dopo donna per H1, donna C5, donna G2, vediamo co cosa consiglia. Donna G2, re si sposta. Cavallo C6 è più o meno quello che è successo in partita. Alfiere cattura, minaccia matto, catturo, catturo, catturo. Ok, la considera così. Probabilmente è meglio perché ha ancora la possibilità di arroccare. Però è curiosa perché dopo re D2 il computer dà un vantaggio netto, 3 punti. Però pensando un po', dopo alfiere B5 cambia la valutazione. Bene, c'è sempre da imparare. Quindi questa alfiere per F2 bella, ma non era possibile. Vediamo se poi ci sono stati altri momenti in cui potevo recuperare. No. Ok, qui è totalmente andata. E va bene. Ok, c'è sempre da imparare. Avete imparato anche voi una nuova variante sulla francese.